Napoli, lontana Napoli, ma poi canta anche a Milano, sotto al ciel de Lombardia, sotto al ciel de Lombardia, la la la, sotto al ciel de Lombardia, la poesia, dice tu lontana Napoli, lontana Napoli, ma poi canta anche a Milano, sotto al ciel de Lombardia, sotto al ciel de Lombardia, la 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 la. Grazie Davide De Marinis per la sigla. Nuovo è a trovarci. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Il Beppi! Buonasera. Come stai, Tiziano? Bene. Ha capito da dove andate? Tra le cose che mi sono dimenticato di chiedere all'inizio, dove devo... Quello là? Dove sei la buona, t'ho visto. Stasera parleremo di Bergamo, ma non solo! Massimo Galimberti! Ciao Galimba! Salve! Anna degli Ponti! Ciao a tutti! Ciao Anna! Ciao! Sempre bellissima, grazie! Allora, come dicevo, non parliamo solo di Bergamo questa sera, ma anche di Brescia! Del chi? Pino e gli Errati! Ciao Pino! Ciao Isabella! E ciao Guido! Come state? Benissimo, veramente. Poi qui questo ambiente caldo, solare, caldo. Bravissimo. Non si lamenta per un culo. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo detto però che questa sera poi arriviamo a Brescia, alla Leonessa, eccetera, quindi a Pino e gli Erranti. Ma poi perché Pino e gli Erranti? È una storia lunga. Cioè, dai, inizia, figlio, dai, racconta. Allora, siamo tutti erranti, anzi, qui mi farebbe piacere che poi sia Guido che Isa dicessero qualche cosa. Allora, io la storia l'avevo già raccontata una volta. È stata la critica che mi ha attribuito questo nome errante, pittore errante, musicista errante. E poi man mano, perché di solito suonavo da solo, duo, poi il gruppo si è allargato. Ma quanti siete adesso? A volte anche in cinque, a volte secondo le occasioni. Come secondo? Chi si aggrega? A secondo cose offrono. Certo, giusto. Era potete essere in tre, potete essere in quattro, sì, in cinque. Sì, secondo. Poi e anche... poi dicevi erranti perché? Vagabondi? Esatto, sì. Perché ho viaggiato moltissimo, io specialmente ho fatto tutti gli anni, si può dire 80-90 in giro per il mondo, tra l'Himalaya e fino agli anni 90 ho lavorato per Cuba 7 anni. Sì. Non mi voglio organizzare! Sei il cubista Ho lavorato come pittore, perché è la mia prima attività è quella. Però la musica non l'ho mai trascurata dall'età di 10 anni, perché è una medicina per me. Però la mia vera professione. Poi devo molto a Milano. Poi continuiamo a parlare, però. A Milano perché? Perché ho fatto Brera negli anni felici, veramente. Primi anni 70, fino al 72, 72, 73, gli anni più belli, ma ho avuto anche insegnanti di grande valore, a livello, se vogliamo, anche storico, è stata grandissima. E allora dopo continueremo con il vostro racconto, anche quello di Guido e di Isabella, però prima... Ma che differenza c'è se non c'è differenza tra pota e pota? Ci sono le varianti interpretative. Ah, cioè? Tipo dici pota, rassegnazione, pota arrabbiata, pota l'indifferenza. Come lo dici? Se vuoi capire quando uno è bergamasco o di Brescia, devi sentire l'ultima E di tutte le parole che finiscono in E. Ah, sì? Noi diremo quasi sempre la E stretta e loro invece diranno quasi sempre E. Tipo? Io per esempio lavoro con un service di travagliato e quando chiamano il capo che si chiama Alessandro, lui lo chiama Ale. Ale. Che è talmente strano per noi dire Ale. Ale. Noi diciamo Ale. Bravo, baby. Siete Catherfucker de Brescia da Caldebert. Hai visto? Grande!
E poi avete portato uno strumento molto particolare. Adesso vi chiedo cortesemente di venire qua, di raggiungersi qua. Posso spostarlo? Quasi paura che burla. No! Sì, quasi può venire. Allora, te lo porto lì. Sì, posso portarlo. Eccolo lì. Allora, questo strumento che è esclusivo vostro, benissimo. Vabbè, chi è che l'ha inventato, scusa? Allora, questa non è una vera e propria invenzione nostra. Ah. Diciamo che questa è semplicemente quella che si usava una volta come asse per lavare i piatti, i panni alla fontana. Nasce dalla tradizione, diciamo, americana delle persone, delle donne che andavano a lavare il bucato. Infatti si chiama washboard, cioè asse per lavare i panni. È formata da un intelaio tulio di legno con una lastra di zinco che serve per grattare ed è stata usata nel folk americano, soprattutto nel blues, per una sonorità molto particolare che richiama il picchiettato, richiama la pioggia, viene suonata con dei ditali di metallo. Ah, ma dai! E poi viene perfezionata l'intelaiatura con cose che danno sonorità diverse, tipo la sicella, tipo il battito, tipo le lattine, tipo questo, un campanello, la scatola dei biscotti. A seconda, praticamente, è una batteria portatile. Che diavoleria, ragazzi! La prima a costi, di zero, anche in casa uno può suonare. Quasi a costo zero, effettivamente. Questo è quasi a costo meno zero perché l'abbiamo fabbricato io e Pino, in pratica. L'idea, lui ha piegato le lastre, io ho costruito il legno, le lattine le abbiamo recuperate in cucina, il caffè, la campanella. E qui non si è mangiato i biscotti. Esatto. E mangiato i biscotti. No, io, grazie. La provavamo e la mettevamo lì in diretta. Va bene, ragazzi, vi faccio cantare, poi continuiamo con la vostra storia, però subito, questa è la mia terra, questa terra è la mia terra. E tutte e due. È vero? Non è solo una. È la nostra terra. È un brano dei Woody Guthrie che l'abbiamo, diciamo, mantenendo sempre lo stesso tema, però l'abbiamo trasformata in italiano. Poto? Tu ti metti qua, vieni, Guido, vieni, prego. È stato un po' il padre del folk americano, il padre un po' di tutti, perché anche si può dire maestro anche di Dylan. Thank you.
sì, se questa terra è stata fatta per me e per te. Si pronuncia Caon, praticamente è uno strumento a percussione che sostituisce la batteria. Forte. E si usa, generalmente lo usano gli artisti di strada perché è portatile, lo metti in una custodia, lo porti a spalle, è leggero, leggero. Ha tutte le sonorità più o meno anche rullanti di una batteria, si suona esclusivamente con le mani, come suonassi una conga, un bongo. Bello. Eccetera, puoi applicare anche a questo delle corde interne. Prova. Senti. No. Devi sedere sopra perché anche il tuo peso sopra, dà una sonorità diversa. Con le gambe aperte, brava. Così? Dai! Mi rimango con le calze impigliate. Dopo lo faccio in pubblicità, però ci provo. Debbie, vieni qua, salvami per favore. Pronti? Allora, adesso andiamo in bagno. Non vogliate da mangiare, finiamolo e facciamoli fare anche le domande. Cos'è la Fundeghea? Quando venite qui dovete imparare il dialetto fiorentino. Però è vero che il confronto... Porta a me, sua mia, cosa è la Fundeghea? E allora che dire in greco era... Il confine dell'Adda era molto più marcato che non il confine, per esempio, dell'olio tra Bergamo e Brescia, perché la divisione tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia era una divisione che per secoli è stata reale divisione, quindi siamo un po' più perdonati se non capiamo il dialetto della Lombardia occidentale, noi della Lombardia orientale. Già più grave se un Bergamo magari a mia capita pressa, allora cioè, facciamo fatica a cambiare il vostro, eh. Non immagino. Ci sono e comunque, infatti, per inciso, li metto tutti d'accordo, noi siamo tutti africani. Perché ho scoperto la settimana scorsa, io cammino, faccio Nordic, vado in montagna, arrivate dalle parti di Edolo, cioè arriviamo, stiamo camminando con i nostri bastoncini, arriviamo a un cartello con scritto benvenuti in Africa. No, benvenuti in Europa. Siamo guardati, ho detto perché adesso eravamo sul confine dove si scontrano le due placche tettoniche, l'europea e l'africana. Noi siamo tutti africani. Dai, Edolo in su sono europei, noi eravamo sul confine. Noi siamo tutti d'accordo. Ci giunge in me, però sta diventando una trasmissione erotica. Perché che spicco una Bernarda, lei con le tettoniche è una trasmissione erotica. Anna, chi la dedichiamo questa canzone? So che ho un sacco di saluti da fare. Allora, questa canzone la voglio dedicare a Orienzo. Liberi, 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 liberi di sognare, liberi, 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 liberi di volare, liberi, 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 liberi di pensare, liberi, 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 liberi d'amare. Camminando, camminando sulle strade del mondo, camminando, camminando tra deserti e confini, camminando in cerca di un amor. Hey! Liberi, 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 liberi di sognare, liberi, 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 liberi di volare, liberi, 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 liberi di pensare, liberi, 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 liberi d'amare.
giocare, ognuno con il suo color. Ehi, liberi, 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 liberi di sognare, liberi, 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 liberi di volare, liberi, 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 liberi di pensare, liberi, 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 liberi d'amare. Poderosa, poderosa, squadra di rugby assai famosa, quando entra in campo sembra tutta un'altra cosa. O pensando alla poderosa che partì dall'Argentina per attraversare tutta l'America, l'America Latina. Poderosa, poderosa, squadra verace e generosa, sangue, lacrime e coraggio per una linea di vantaggio, battagliera e fragorosa come un temporale a marzo. Questa è la poderosa squadra schietta che mai riposa. Facciamo un brano che è stato uno dei primi brani del primo disco, primo CD
in dialetto passato e presente, passato e presente, e racconta la storia di un personaggio che ha soggiornato per parecchi anni in una delle piazzette più belle della città, Piazza del Vescovado. Non ha mai disturbato nessuno, viveva di quello che gli veniva offerto. Poi una triste mattina lo trovarono in una zona residenziale e adesso la canzone comunque la capirete da soli. Quelli che non hanno un tetto. È stato bellissimo.
stanze di Lombardia. Ciel de Lombardia, la 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 la, sotto al ciel de Lombardia, la 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 la, mi sento in lontan de Napoli, lontan de Napoli per me, ma poi canta in chiami là, sotto al ciel de Lombardia, sotto al ciel de Lombardia, la la la, sotto al ciel de Lombardia.